E se a Venezia si producesse ancora lavoro, non solo camerieri, alberghi, taxi, gondolieri, ma se si producesse ancora manifattura, non parlo dell'artigianato che senza un piano generale non ha grande futuro anche quello, ma se si tornasse a produrre in questa città. Perché nei primi del secolo è stata esportata la produzione da... prima era in città, poi è stata spostata alla Giudecca, poi dalla Giudecca è stata spostata a Marghera, poi è stata spenta a Marghera e quindi c'è uno svuotamento di classe operaia lavoratrice che adesso fa il tram tram mattutino ogni giorno e viene da Mestre e compagnia cantante. Però se si tornasse a portare il lavoro in città, come sarebbe Venezia? Un'immagine ce la dà il Nizzoletti 2, che ci racconta come quando i veneziani importarono e diedero qua a Venezia lo spazio alla comunità dei lucchesi, che altro non erano che persone specializzate in una determinata lavorazione, che aveva anche un profitto sul singolo materiale prodotto altissimo, cioè la seta. E dove adesso si dice che ci siano le case di Marco Polo, lì ci sono ancora dei capannoni. Ma capannoni, siccome lo spazio non c'era, i capannoni sono messi in verticale. Quindi sono quelle case altissime in Corte del Milion. Allora, se noi leggiamo la città di Venezia non solo come la bellezza delle calli e dei canali e tutte quelle minchiate, ma la leggiamo come un animale di produzione sociale, di città, allora diventa anche facilissimo ricominciare a pensare, con gli spazi che abbiamo a disposizione, che tipo di lavoro potremmo portare dentro? Secondo voi, che tipi di lavoro si potrebbero portare a Venezia? Trovate però alcune risposte che la storia ci dà su www.viaggiodiscoperta.it. Nizzoletti numero 2 c'è la voce di Venezia, cioè la sintesi dell'uno, ma avete anche il primo centone di scoperta dove ci sono storie più strutturate che ti danno anche quelle una visione d'insieme. www.viaggiodiscoperta.it. Mi raccomando, perché se non capiamo il valore che Venezia ha oggi per noi, cioè il mentore, non ha senso combattere per tenerla in vita sta città.